Ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata di Come Funziona. Siamo sul divano di Italia Music Club. Oggi è qui con noi Filippo Palazzo, il co-founder di Asian Fake, che ci spiegherà come aprire un'etichetta. Però, prima di tutto, ci racconta qualcosa della sua vita. Super, ciao, ciao a tutti Ciao. e ovviamente grazie per l'invito e per lo spazio che ci state dedicando. Grazie a te. Io mi chiamo Filippo Palazzo, sono nato nell'85 a Pavia. Ho studiato scienze politiche e poi ho fatto un percorso in marketing e ho iniziato il mio primo lavoro è stato quello della pubblicità. Ho fatto insomma i miei primi passi in uno studio pubblicitario. E poi da lì sono successe tante cose in mezzo che mi hanno portato 6 anni fa insieme ai miei soci Yuri e Daniele ad aprire e a pensare questo hub. Diciamo questa struttura appunto di Asian Fake, quindi insomma eccoci qua e oggi ne parleremo e spero che sia un appuntamento utile per chi poi Allora, ci raccontaci sentirà. com'è nata Asian Fake. Asian Fake nasce tecnicamente nel 2016, in un momento dove diciamo stavano succedendo tantissime cose nella musica italiana, soprattutto dal punto di vista degli emergenti. Quindi dal basso stavano succedendo tantissime cose super interessanti e noi tre arrivavamo da esperienze molto simili che però si sono appunto incrociate. Seguendo un progetto, ciascuno di noi tre aveva il suo ambito di cura di quel progetto e dopo questa cosa abbiamo deciso di stare insieme. Io avevo in testa questo nome, questa creatività, e Yuri mi ha detto: "Guarda, potrebbe essere il nome di questo nuovo spazio, di questa nuova struttura." Abbiamo deciso di farla, ognuno con il suo compito e siamo partiti e ora Ma siamo ancora qua. all'inizio ci sono stati degli ostacoli, perché comunque l'idea è bella, certo, facciamo un'etichetta, poi immagino che comunque sul lato pratico ci siano stati degli ostacoli, magari nel primo periodo. Sì, allora diciamo che noi abbiamo avuto la fortuna di nascere già organizzati, nel senso che c'era già la struttura precedente del mio socio, che ci ha consentito di avere prima di tutto uno spazio fisico dove poter lavorare insieme, delle persone preparate, ciascuna di esse a fare un aspetto del lavoro, però diciamo che la parte iniziale è stata appunto costruire da zero un roster e cercare un budget per produrre gli artisti che avevamo in mente di firmare. Chiaramente tutto dal nulla perché era un momento dove, come dire, c'era talmente tanta energia. Per cui è stato stimolante andare alla ricerca di nuove realtà, di nuovi talenti, di nuovi suoni, soprattutto perché l'etichetta è nata grazie al fatto di non aver cavalcato un suono che era già trend, ma aver cercato di firmare degli artisti che stavano costruendo il loro progetto, il loro suono e che li ha resi unici e per questo diciamo abbastanza attraenti per il pubblico e per gli addetti ai lavori che li hanno appunto notati abbastanza in Per la fretta. loro diversità anche Per la magari. loro enorme diversità sotto vari punti di vista e quindi questa cosa è stato il delta che ci ha fatto, come dire, muovere più in fretta della media. Per comunque noi siamo attivi da 6 anni scarsi, con in mezzo, beh, 2 anni di pandemia, come tutti, però diciamo che l'avviamento è stato facilitato dal fatto che i primi artisti erano talmente particolari che il mercato se n'è accorto. E in questa particolarità dell'artista, la direzione artistica che fate nell'etichetta, come la gestite? Cioè, è difficile, lasciate all'artista magari la direzione artistica totale o c'è qualcuno anche che si occupa di questo? Allora, tendenzialmente nello scouting c'è già un filtro di questo tipo perché noi siamo attratti da progetti che hanno una forte identità sonora, dove c'è pochissimo da dire, da consigliare, da suggerire. Diciamo che arrivano anche se
se sono molto piccoli all'inizio sono tutti super decisi su quello che vogliono fare e hanno una precisissima identità estetica e sonora. Quindi noi non andiamo quasi mai a... Ovviamente quando poi il progetto prende una forma è normale che il team, okay, non so, per esempio Frenetic interviene sulla guida, magari su come fare un brano in un certo modo, eccetera. Però tendenzialmente c'è una... Ovviamente siamo un'etichetta indipendente, certo, quindi coerentemente all'artista si lascia più spazio possibile. Per cui... Mentre invece sulle parti più burocratiche dell'apertura di un'etichetta, tu hai detto che, diciamo, col tuo socio avevate già una struttura, sì, magari prima, quindi sì, non so, forse burocraticamente è stato un po' più semplice. Sì. Però ci saranno degli aspetti... Assolutamente, guarda, noi abbiamo iniziato abbastanza in discesa da questo punto, sì, di vista, ma diciamo che ci sono degli aspetti determinanti che sono quello, per esempio, dei contratti, quindi abbiamo iniziato subito a lavorare con un team di avvocati per avere tutte le cose giuste per tutti, diciamo. Quindi all'inizio sì, noi ci siamo imposti anche a livello di modello organizzativo, perché tendiamo a essere persone abbastanza precise su tutto, quindi questa roba di essere super organizzati l'abbiamo imposta dal momento zero, quindi c'è stata subito la voglia di essere molto organizzati e di avere le persone giuste nel momento giusto. Quindi chi si deve adesso affacciare alla discografia dovrebbe capire che la parte di amministrazione, di contratti, è determinante per avere le idee chiare su cosa devi fare adesso e cosa devi fare dopo, per l'etichetta e per gli artisti. Quindi questo aspetto è super importante. Per cui sì, ecco questo. Beh, sicuramente un'etichetta si deve legare anche comunque a delle infrastrutture, come dicevi tu, anche magari, ecco, un team di legali che lo aiuta, ma sì, oltre ad esempio il team di legali, un'etichetta ha bisogno anche di altre infrastrutture, no? Ad esempio, non so, come sono i vostri rapporti con l'editoria, con i distributori, come ragionate in questo senso qua? Allora, noi diciamo siamo nati in concomitanza con un accordo di distribuzione in esclusiva con Sony Music, quindi diciamo che tutto l'aspetto distributivo è legato al rapporto con loro. Ci interfacciamo anche con altri fornitori, magari su dei progetti che seguiamo tecnicamente noi, quindi con chi produce i dischi ci interfacciamo direttamente noi su certi progetti, con l'editore ci interfacciamo direttamente noi, perché noi abbiamo una struttura che collabora con altri team editoriali. Quindi questo è un aspetto molto importante che facciamo e che curiamo, magari non io in prima persona, però viene curato, anche perché insomma noi in ufficio siamo in 14, quindi ognuno ha il suo ruolo e segue verticalmente il proprio. Anche compito. All'inizio eravate 14? All'inizio eravamo in 6, okay, quindi non siamo mai stati, chiamiamo, sotto numero, ma abbiamo subito puntato sull'investimento, sulla struttura, cioè non è nata da tre amici che hanno stabilito, dai, facciamo l'etichetta, ma abbiamo pensato di investire anche i primi soldi sul team, sulla struttura, sullo spazio, certo, per non, come dire, partire lenti, ma abbiamo subito puntato a anche cercare nel mercato delle persone, non solo degli artisti, ma anche delle persone brave. Che lavorano con, sì, voi, certo. Sì, 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 sì. E sicuramente avete anche rapporti con management, sì, quindi vengono gestiti anche rapporti con management degli artisti, dei vostri artisti, ad esempio, sì, o quelli esterni. Sì, ecco, questo è il mio, diciamo, noi non abbiamo praticamente non abbiamo management interni, esatto, quasi nessuno. E quindi ci relazioniamo direttamente o con gli artisti o con certi management. E quello lo faccio prettamente io, okay, quindi diciamo che questa figura un po' front, soprattutto con i manager, è una cosa che seguo direttamente, che comunque aiuta in certi casi le strategie sui tempi e sulla mediazione con l'artista. Certo. Sicuramente quando appunto tu hai rapporto con l'artista o con il manager dell'artista, magari gli artisti pensano, hanno delle aspettative su quello che l'etichetta deve fare nei loro confronti. Secondo te quali sono i luoghi comuni,
secondo cui l'etichetta deve fare determinate cose che invece è un pensiero un po'... Allora, cioè, là, allora non ci riguarda direttamente, però il macro dissing è che quando il disco spacca è l'artista che spacca, certo. Quando il disco buca è l'etichetta che fa schifo. Questo è il macro dissing. Okay. Nel nostro caso, diciamo, non essendoci invasione creativa sul progetto discografico, c'è molta coerenza in base anche a quello che succede, nel senso che noi non diciamo all'artista cosa deve fare e quindi l'artista sa che ha una percentuale di rischio alta sulla pubblicazione, che può andare super bene, però dobbiamo anche guardare altri parametri che non siano la top 50 subito, ma altri dettagli, e guardare nel lungo periodo, quindi... Forse è un luogo comune, ecco, sono un po' i numeri ormai, no? Che si giudica tutto nel breve periodo e quindi sì. È anche un po' difficile addossare delle colpe se uno giudica le cose nel breve periodo. È vero, perché... Sì, è vero, perché oggi noi abbiamo dei filtri che sono molto artefatti. Un'etichetta indipendente basa non sull'instant business, il proprio lavoro, ma nel lungo periodo, per cui anche tutti i parametri di controllo ossessivo dei risultati sul mondo digital non rientrano al 100% dei nostri parametri di controllo su quello che sta succedendo a un progetto. Quindi è normale che l'analisi si debba fare su tanti aspetti, per esempio quando arrivano le prime richieste di live. Ah beh, sicuramente questo è un parametro super importante. Quando arrivano certi promoter che hanno dei festival di un certo rilievo e vogliono questo artista anche se ha pochissimi numeri. Questi sono i nostri segnali. Poi anche nella cura del prodotto fisico cerchiamo sempre di farlo e di farlo bello. E quindi vendere il disco fisico per noi rappresenta una priorità, perché chiaramente il fisico, cioè, segnala il vero attaccamento dell'artista alla sua fan base. Tanti eventi anche gratuiti che facciamo per la nostra fan base, che cerchiamo di coltivare. Quindi ecco, questo è un po'... Allora, noi qui ad Italia Music Club facciamo di solito il momento oggetto. Tu per caso hai portato un oggetto qui oggi per noi? Sì, ho portato... Vediamo cosa ho portato. Un iPhone. È un iPhone 2. Un iPhone 2. Che compie tra poco 15 anni, tipo 14-15 anni. Ed è il telefono con il quale ho iniziato a lavorare... E a mettere insieme più aspetti, più elementi della mia vita. E c'era la possibilità di navigare su internet, di scaricare la musica, di ascoltare più musica, e ero uno dei primi ad averlo e mi è servito molto anche per, cioè, mentalmente avere tutta la mia roba qua dentro, dalla mail, che prima non avevo perché c'era il vecchio GSM. Beh, ci voleva il computer poi, no? Per cui con questo, diciamo, che ho iniziato a mettere insieme sempre più persone, che poi tendenzialmente è il mio lavoro, cioè sono un po' un aggregatore. Poi volevo chiederti, visto che, diciamo, gli artisti quando lavorano in un'etichetta, anche se non ci lavorano, però questo è il caso in cui lavorano in un'etichetta, diciamo che tecnicamente magari non ne sanno tantissimo su degli aspetti che in realtà sono fondamentali per il loro lavoro. Io in primis, diciamo, alle mie prime esperienze musicali non sapevo magari molto di editoria, molto di royalty, molto di alcune cose che sono fondamentali per la tutela dell'artista. Voi come etichetta provate a spiegare delle cose agli artisti che avete che magari non lo sanno, o...? Nel nostro caso, ti dico, arrivano molte volte artisti con le idee super chiare, che poi alcuni hanno già un manager o un avvocato che io consiglio, certo, a tutti gli artisti, anche super emergenti. Più che il manager, quando si è proprio all'inizio, serve più che altro una figura che ti affianchi nella lettura dei documenti, non solo con l'etichetta, ma anche per i live, per i brand, per le tue scelte economiche, ok?
per la parte fiscale, quindi noi sì, cioè diamo una sorta di consulenza per quanto riguarda che cosa devi scegliere e quali sono le strategie migliori per poi interfacciarti anche con l'etichetta che oggi siamo noi, domani sarà un'altra, oggi è questo manager, domani sarà un altro, quindi mediamente arrivano preparati, però noi sì, nel nostro lavoro cerchiamo di spiegare, anche perché abbiamo all'interno del team un avvocato che segue nella fase zero tutto quello che è la visione dell'oggetto, quindi del contratto, eccetera. Quindi su questo cerchiamo di essere super pratici e veloci con gli artisti per dare delle risposte chiare che li aiutino. Quindi diciamo che avete avuto bisogno di tornare sui libri dopo aver aperto un'etichetta oppure sì, la siete cavata? No, allora io per quanto riguarda la parte amministrativa no, perché comunque ho studiato economia ed è una parte che mi piace anche molto, quindi su quello diciamo che ho abbastanza il pallino dei numeri, quindi su quello no. Mentre per la parte editoriale non ne sapevo niente e quindi quello l'ho dovuto studiare e avevo la fortuna che il mio socio fosse già skillato su questa materia, quindi tra lui e tra il mio modo di voler approfondire con libri su internet, parlando con altri colleghi, eccetera, mi sono fatto in questi anni una solida... Di editoria, quindi, principalmente. Sì, perché forse sì, è la cosa un po' più difficile da capire, no? È la cosa sicuramente più difficile, però quando la capisci è uno degli aspetti più stimolanti anche per il percorso di un artista nell'industria, quindi... Ecco, questo non l'ho proprio dovuto studiare perché non lo sapevo, mentre adesso ci stiamo skillando sulla parte anche di rapporto con il canale distributivo, quindi interessarci bene a come si produce un disco, quanto costa, quali sono le tipologie di prodotto che si possono scegliere piuttosto che altro. Che rapporti avete con le altre etichette? C'è competizione? Collaborate? Allora, fate dissing? Non lo so. No, allora per quanto ci riguarda, mi riguarda, abbiamo una grossa fortuna, nel senso che io comunque sono più o meno coetaneo di tutti i ragazzi di altre etichette, io parlo delle indipendenti, certo, simili a noi, no? Quindi sono più o meno coetaneo con tutti e con alcuni di essi, per esempio con Taurus, con Mario, con Ciro, così ho avuto anche dei rapporti di lavoro molto stretti e siamo anche amici, quindi questa cosa io li ho visti, cioè, spaccare tutto, quindi questa roba, cioè siamo partiti insieme in questo mondo, anche con altre strutture, per esempio le Bonsky 360, io ho lavorato con loro per tanti anni, e, insomma, c'è un rapporto quasi di parentela, c'è anche tanta roba che è stata la prima label dove ho lavorato e dove ho imparato tantissimo da Arsh, quindi anche con gli altri c'è super cordialità, super amicizia, per cui non abbiamo... No, assolutamente, anzi, ma è un mondo discografico adesso molto bello, molto liquido, dove tutti si conoscono, tutti collaborano, i miei produttori lavorano per altre etichette, altri produttori di altre etichette lavorano con noi, videomaker, grafici, featuring, quindi diciamo che siamo molto connessi. Ci racconti quali sono gli errori secondo te da non fare quando si apre un'etichetta e anche magari nella gestione? Allora, secondo me ce n'è uno gigante che a cascata ne genera altri, cioè fare la tua roba guidato dal tuo ego. Cioè se tu fai la roba per te, perché magari hai provato in altri ambiti discografici, o musicista e non è partita, o promoter e non è partita, manager e non è partita, però non ti vuoi scrollare dall'ambiente, allora dici faccio la mia etichetta, e lì secondo me è un patatrack, perché non guida il gusto, non guida la strategia, non guida l'amore, ma guida la voglia di soddisfare una propria esigenza personale estremamente emotiva, e quindi l'emotività potenzialmente ti fa fare delle scelte mega sbagliate
perché non stai scegliendo il tuo futuro in base a quello che sono delle opportunità per altri, ma delle opportunità solo per te stesso. E questa cosa secondo me è super deleteria. E a livello di magari errori un po' più anche pratici, non so... Beh, pratici c'è la grande leggerezza nel non amministrare bene la parte dei contratti, quindi okay, di fare contratti o troppo sbagliati, quindi per l'artista trappole, o troppo leggeri, quindi se poi l'artista esplode, tu non hai niente in mano e lo perdi in un secondo senza poterci fare niente, che è una cosa che è un grande classico. Per chi magari parte un po' troppo da amici al bar, cominciamo a lavorare, poi non c'è niente di solido, l'artista magari può avere una memoria corta, inizia il proprio percorso, parte e tu resti... Certo. Da solo al bar con gli altri amici e l'artista ti saluta. E per l'appunto, voi come fate a capire quando un progetto è vincente e come poi lo gestite appunto, no? In questa situazione qua, quando qualcuno esplode, voi siete indipendenti comunque. Beh, allora noi cerchiamo di base di trattare tutti all'inizio come delle superstar, quindi diciamo che diamo un boost molto grosso all'inizio a tutti. Quindi non c'è l'artista che parte, come dire, meno spinto di altri. Ma un boost a livello di promozione o...? In generale come serietà del lavoro, come okay, cura dei dettagli, cioè niente lasciato al caso neanche dell'emergente, dallo shooting al mix al master alla produzione, alla strategia, alla visibilità, al push, al pitch con le piattaforme, alla spinta sui live, cioè noi cerchiamo di mettere tutti sulla direzione giusta, diciamo praticamente subito. Poi ovviamente certi progetti magari hanno un impatto maggiore di altri perché in quel momento il loro suono è più di tendenza, per altri questa roba si verifica cioè magari dopo. Faccio esempio, Sorroland è un progetto che è partito in un certo modo super culto, però il loro suono si è affermato con altri progetti successivi a loro e al loro arresto, no? Però questa roba del suono noi l'abbiamo sempre cercata di intercettare, quindi certi progetti possono partire. Come facciamo a capire quale può partire meglio? Sì, ad esempio Ketama, Venerus, dico, ma cose comunque hanno fatto Sanremo, quindi diciamo che da una roba indipendente. Certo, ma guarda, in realtà tutti questi progetti hanno una grossa caratteristica comune che è l'unicità di suono. Quindi può succedere che un progetto parta prima di altri, perché magari in quel momento la sua roba è più vicina a quello che sta andando. Forse tipo Ketama, no? Comunque è più nell'urban Ketama, nel periodo in cui lui... Però Piero, quando lo firmammo, era una mosca bianca del game. Cioè era unico perché, punto primo, era forse l'unico che si produceva da solo. Sì, poi faceva anche un po' cloud rap all'inizio. E quindi lui è stato, secondo me, è un campione per questo motivo, nel senso che lui comunque si fa il suo sound e la firma di Piero l'ho anche capita avendo lavorato per anni con Salmo, che è un artista che si autoproduce dal momento zero. E per me quell'imprinting è stato determinante nello scouting, cioè tutti gli artisti che sono in Asian Fake si producono. Cioè il grosso punto comune, soprattutto dell'inizio, erano tutti artisti che si producono, perché come cose si produce da solo. Poi ci sono anche chiaramente Mamakas, però Fausto produce, Ketama produceva, Venerus produce, Sorroland produce, Frenetiche Orange chiaramente sono dei produttori. Quindi noi abbiamo cercato sempre di dare questa come... unicità del nostro scouting, quindi ti produci per esempio adesso Derianski, si produce, Memento si produce, Ginevra si produce, sono tutti artisti, musicisti in grado di farsi il loro abito, in più anche progetti che hanno all'interno realtà creative,
già presenti. Questa è un'altra cosa che ho visto funzionare negli anni, che quando tu arrivi con il tuo grafico, il tuo videomaker, la tua crew, quella roba impatta in maniera pazzesca sul successo di un progetto. Artisti che sono trasversali, che capiscono di altre discipline che non sono solo la musica, ma che sono un po' più trasmediali, ecco, questo è un dettaglio importante. Grazie Filippo, è stato Prego. Molto interessante. Ci rivediamo qui sul divano di Italia Music Club molto presto.